Credo che se il Pescara oggi avesse vinto la partita non avrebbe rubato niente. Abbiamo fatto, secondo me. Quindi soddisfatto della prestazione, questo Soddisfatto con riserva. nel senso che secondo me ci è mancata un pochino di lucidità negli ultimi 16 metri, però come ho detto prima la squadra ha manovrato, ha costruito contro una squadra non Forse. facile da affrontare perché sono venuti comunque molto chiusi, hanno saputo veramente spezzettare la partita. Io non so nel secondo tempo di tempo effettivo quanto abbiamo giocato, però niente, c'è da prendere comunque di buono questa cosa del terzo risultato, ma principalmente c'è da prendere di buono che nelle ultime gare, specialmente quando abbiamo cambiato il sistema di gioco, la squadra più tenuta, stiamo Più anche solida. più solida. Subiamo meno, abbiamo comunque oggi creato tante delle opportunità per poter. C'è anche un'azione abbastanza dubbia che secondo me anche cambiato il percorso della gara perché chiaramente l'Avellino sarebbe stato costretto ad alzarsi un po'. Mister, forse quando siete rimasti in superiorità numerica è lì che il Pescara è mancato, dovevate forse aprire un po' più il gioco, Io allargarvi. ho fatto di tutto, se avete visto, io ho mandato subito a scaldarsi i tre attaccanti che avevo, poi c'è stato un momento a 20 minuti alla fine che Politano ha avuto un inizio di crampi, allora non avevo più cambi, purtroppo siamo stati costretti a fare due cambi subito, Bunozza che è veramente sfortunato questo ragazzo perché oggi che aveva la possibilità di farci vedere un po' cosa sa fare, è uscito subito con questa frattura al naso. Poi Uroš l'ho dovuto cambiare per i crampi perché chiaramente è rientrato, ma era una settimana, anzi 10 giorni che era fermo. Da Silva si aspettava qualcosa di più, forse a quella parte, a sinistra. Sicuramente è chiaro che io ho messo il ragazzo perché comunque era a carico dei due gol fatti e lui è comunque un giocatore bravo nell'uno contro uno. Dovevamo avere l'unico modo per far gol era sfruttare l'ampiezza. Ho fatto questo perché non riuscivamo ad andare sul fondo, perché giocavamo a piedi invertiti e principalmente Zampano che ha avuto il problema proprio sulla caviglia sinistra, gli dava fastidio fare il cross e quindi se avete visto tutte le volte che andavamo a creare superiorità numerica tendeva a rientrare sul destro e quindi ci chiudevano la giocata. Siamo mancati in quello secondo me perché se eravamo un pochettino più lucidi nell'attaccare sugli esterni, potevamo trovare la giocata giusta. È chiaro che quando pareggi una partita così, qualche rimpianto c'è, è normale, perché secondo me, per quello che si è visto sul campo, era importante portare via una vittoria.